Segue un andamento altalenante il numero degli occupati nella provincia di Arezzo, un continuo saliscendi convulso che non sembra trovare un assestamento. Da una parte i contratti a tempo indeterminato continuano ad aumentare, nonostante un calo nel mese di giugno, ma dall'altra non si arresta l'aumento dei disoccupati. Da una parte c'è un sensibile aumento, un continuo aumento del numero dei disoccupati iscritti al centro per l'impiego. Questo è un dato negativo, ma può essere letto anche in positivo, perché probabilmente molte ragazze e molti ragazzi si riattivano alla ricerca, cosiddetta alla ricerca attiva del lavoro. Dall'altra parte c'è un lieve aumento degli avviamenti, quindi delle nuove assunzioni. Gli avviamenti aumentano soprattutto quelli a tempo indeterminato. È evidente in questo caso l'effetto congiunto sia delle manovre del governo che passano sotto il nome del Job Act, sia le manovre del governo legate soprattutto agli incentivi per l'assunzione. In provincia d'Arezzo l'aumento è di circa il 2%, con un aumento complessivo del 2%, un aumento di circa il 10% dei lavori a tempo indeterminato. Abbiamo vallate che stanno riprendendosi un po' più solidamente, e sto pensando soprattutto al Val d'Arno e all'area aretina, mentre invece ci sono vallate che forse per la minore storica industrializzazione o per il fatto di essere legato ad alcuni settori che adesso sono fortemente in crisi, e penso al Casentino e alla Val Tiberina, soffrono oggettivamente di risposte dal territorio. Anche la cassa integrazione ha un andamento abbastanza oscillatorio. Il mese di giugno e di luglio ha visto un crollo fortissimo della cassa integrazione, del ricorso alla cassa integrazione, ma anche questo dato è leggibile in vari modi. Da una parte senz'altro può essere letto come una ripresa stagionale delle attività, ma anche come la cessazione o l'esaurimento delle risorse legate appunto al finanziamento di questi interventi. Una lenta, lentissima ripresa sembra iniziare però ad intravedersi all'orizzonte. I dati sono variabili, leggibili in vari modi, perché i numeri comunque sono quelli, ma una tendenza genericamente positiva sì, si può registrare cominciando proprio dal mese di gennaio.